Bene, direi che possiamo iniziare. Allora, prima magari due veloci parole su chi siamo. Ok, per chi siamo, come vi dicevo, in moltissimi, per chi non ci conosce ancora, velocissime due parole. Alplan fa parte del gruppo Nemetschek. Il gruppo Nemetschek ha 14 marchi, come potete vedere, alcuni sicuramente li riconoscerete come Vectorworks, Solibri, Maxon con Cinema 4D, Data Design System, DDS CAD per la parte impiantistica, Graphisoft con Archicad e naturalmente Alplan, e diciamo così Alplan è un po' l'ammiraglia del gruppo Nemetschek. Diciamo che Nemetschek è nata e cresciuta con il software Alplan, software che diciamo, da poco viene chiamato software di BIM Authoring come appunto i software che supportano il processo BIM. Qui potete vedere un po' come si distribuisce Alplan, vedete che va a coprire a 360 gradi tutta la filiera, partendo appunto dal design, quindi dalla costruzione al building, diciamo così, al management, fino poi a coprire anche la parte di presentazione, prevalentemente con Maxon, appunto con Cinema 4D. Potete vedere alcuni numeri qui a fianco, siamo un fornitore internazionale di soluzioni, per cui siamo leader nel settore. Come dicevamo prima, abbiamo 14 marchi, qui vedete qualche numero sparso in più di 142 paesi, ricavi del 2016, circa 2.000 dipendenti, per cui diciamo siamo ben radicati a livello internazionale. Qui, diciamo, questo grafico vi mostra un po' i 30 anni, anzi più di 30 anni di esperienza di Alplan. Alplan è nato, diciamo, è stato sviluppato dal professor Georg Nemetschek, diciamo, era di fatto uno studio di ingegneria, per cui è nato proprio sulle esigenze degli studi di progettazione. E Alplan, diciamo che è sempre nato e la filosofia era quella ed è tuttora quella di creare un modello integrato, ma già, diciamo, agli albori questo era un po' nel DNA di Alplan. Poi vedete un po' così l'evoluzione appunto di Alplan. Negli anni 2000 vengono integrate anche le tecnologie internet e in particolare nel 2014 nasce la soluzione BIM Plus come appunto una piattaforma digitale per la collaborazione interdisciplinare indipendente dai software di creazione dei modelli, per cui diciamo è una piattaforma trasversale che può essere utilizzata da qualsiasi piattaforma di BIM Authoring. Nel 2009, diciamo, Plan Campus, per cui insomma vedete un po' quella che è la storia di Alplan. Alplan, come dicevo prima, copre a 360 gradi la filiera, diciamo, delle costruzioni con le soluzioni Alplan Architettura, Alplan Engineering e per il facility, per la gestione con Alplan Alpha, per cui diciamo veramente copriamo con le più svariate soluzioni, tutte le esigenze della filiera. Inoltre, come vi dicevo, Alplan, essendo una piattaforma di BIM Authoring, si interfaccia con tutti gli applicativi che appunto sono applicativi BIM, per cui strutturale, model checking, infrastrutturale, impiantistico e quant'altro. BIM Plus, diciamo così, è la piattaforma neutra dove posso andare a federare questi modelli ed è una piattaforma che è già a disposizione
a titolo gratuito sia per gli utenti Alplan ma anche per i non utenti Alplan, per cui basta registrarsi al portale PIN Plus e quindi ho la possibilità di andare così a pubblicare i miei modelli. Ok, questo era proprio due parole velocissime, non voglio rubare altro tempo, ma mi concentro un po' più sull'aspetto pratico, no, di Alplan. Allora, voglio partire un po' dall'inizio, da un foglio bianco. Perché? Perché diciamo, Alplan, questa è l'interfaccia che vedete, l'interfaccia di Alplan, software modulare, per cui abbiamo tutti i diversi ambiti, architettura, ingegneria, modello digitale del terreno e tutta una serie di add-on che mi coprono vari ambiti. Al contrario di alcune piattaforme, diciamo con Alplan io posso cominciare immediatamente a lavorare in tridimensionale, subito, senza, diciamo, bisogno di avere un template, senza avere bisogno di avere caricate determinati oggetti che diciamo, mi devono servire per costruire il mio modello. Per cui se io, voi vedete qui, ho tutta una serie di funzioni come la parete, porta, solaio, pilastri e quant'altro. Se io prendo la funzione parete, posso andare nelle proprietà ed eventualmente andare a definire come voglio la mia parete, per cui lo spessore, l'altezza della parete, l'opera, il tipo di computo, assegnare eventualmente un aspetto di animazione, mostrare una campitura in pianta, che potrebbe essere, diciamo, un grigio o qualsiasi tipo di colore voglia, per cui magari lasciamo pure un grigio, e a questo punto posso velocemente andare a disegnare. Ok? 5 metri e io comincio tranquillamente a disegnare, per cui non ho bisogno di appoggiarmi ad un template. Ovviamente lavoro in tridimensionale, per cui se voglio fare una parete che continua, diciamo magari facciamola anche circolare in questo modo, e quindi definisco quella che sarà la mia parete e vado avanti. Per cui vedete che non mi serve, come vi dicevo, appoggiarmi ad un gruppo di oggetti, ma Alplan permette semplicemente di cominciare, se così vogliamo dire, a disegnare anche da un foglio bianco. Naturalmente, qui poi, questo esempio lo posso cancellare, poi abbiamo comunque sia a disposizione tutta una serie di oggetti che vengono chiamati assistenti, che vengono innanzitutto installati diciamo, come prima installazione del software, per cui ho a disposizione tutta una serie di schede con le funzioni che normalmente si utilizzano di più, per cui il bidimensionale, vi ricordo che Alplan ha integrato in sé un CAD 2D completo, per cui diciamo, sulla stessa piattaforma avete anche a disposizione un CAD 2D molto potente, fra parentesi. Naturalmente noi ci concentriamo sulla parte di modello BIM, ovviamente, per cui andiamo subito su tridimensionale, per cui avete già delle pareti, monostrato o multistrato, sezioni e tutta una serie di oggetti che potete velocemente andare ad acquisire per poter disegnare, per cui anche se non andate sui comandi lo potete fare direttamente da questi oggetti che noi chiamiamo assistenti. Poi vedremo un po' le caratteristiche di questi oggetti. In realtà sono anche in questo caso oggetti che possono essere molto sofisticati perché possono avere delle informazioni che io posso appunto fornire ai singoli oggetti. Sono liberamente personalizzabili, quelli che vedete qui sono degli assistenti che io ho generato per, diciamo così, fare le presentazioni, ma ne potete fare anche voi in maniera molto semplice. Qualsiasi oggetto che io disegno può essere poi definito come un assistente. La funzione nello specifico è molto semplice, file, salva, copia e mostra come assistente, per cui diciamo immediatamente avrò nella palette l'oggetto che io ho creato. Detto questo, voglio cominciare appunto a fare, come vi dicevo, un piccolo esempio. Non andrò a costruire un intero modello, poi magari ne vediamo uno intero e vediamo quali sono le caratteristiche di un modello BIM. Ma vi voglio far vedere un po' come lavora Alplan, la semplicità di utilizzo, diciamo, di Alplan nel costruire questi oggetti. Qui non devo far altro che scegliere, diciamo così, il tipo di parete che, diciamo, voglio. In questo caso mi rilevo questa parete. Naturalmente io posso comunque entrare nelle proprietà
ed eventualmente cambiare le caratteristiche di questa parete, come lo spessore, il tipo di rappresentazione, il materiale, il tipo di computo e quant'altro. Diciamo che va bene così, per cui vado a tracciare una parete, ok, diciamo che la voglio lunga 5 metri, ok, vediamo che ho in anteprima, in finestra di animazione o finestra di controllo progettuale la mia finestra. Se tocco qui, clicco qui, diciamo, poi posso anche andare ad operare con i grip, per cui toccando il mio oggetto vedete che compaiono i grip e posso andare a utilizzarli per ingrandire o rimpicciolire il mio oggetto, piuttosto che andare a dare un valore specifico. Ok, per cui diciamo qui ho già inserito un paio di oggetti. Anche qui poi vedete che ho due pareti uguali presi da un gruppo di oggetti che appunto sono gli assistenti. Voglio una finestra, anche qui posso avere diverse tipologie di finestre. Ovviamente posso andare a generarmi una finestra con tutte le caratteristiche del caso, diciamo, con tutte le varie forme, piuttosto che andare a selezionare una forma qualsiasi che io mi sono magari salvato come un simbolo. Detto questo, mi vado magari sugli assistenti, dicevamo, mi prendo anche questa finestra. Ok, mi avvicino al mio oggetto, vedete che lui riconosce in questo caso il punto medio, per cui l'asse di questa parete, e non faccio altro che andare a definire la mia finestra. Al plan in questo caso ha generato gli svolti, per cui ha generato il davanzale, i risvolti, e ho, diciamo così, inserito la mia finestra. Poi vediamo come e perché ho lavorato in questo modo. Diciamo che fra parentesi, fuori ho lavorato al finito e dentro ho lavorato al grezzo. Ovviamente posso editare, come vi dicevo, le pareti. Al plan ha la possibilità di definire molti strati di parete, ok? E tutti possono avere determinate caratteristiche, anche diverse uno dall'altro. Questo fa in modo che io potrei tranquillamente lavorare al finito sia all'interno che all'esterno, per cui diciamo avere tutta una serie di informazioni grafiche in questo caso immediatamente. Diciamo che rimango con la mia parete in questo modo e ho già inserito quello che vi dicevo essere la mia finestra. Diciamo che magari, ecco qua, mi ero dimenticato l'etichetta, non c'è problema, magari me la vado a fissare qui così ho anche la mia descrizione. Poi ovviamente, come avete visto intravisto, diciamo, io in finestra di animazione ho anche gli strati. Ecco, questo ho la possibilità di questi strati, poi li posso vedere anche, diciamo, in pianta, se vado ad attivare un tipo di disegno, in questo caso io ho chiamato esecutivo, ma potrei avere diversi tipi di rappresentazione, poi magari lo vediamo un po' sul modello intero. Questo è un piccolo esempio, va bene. Poi cosa possiamo fare ulteriormente? Possiamo andare a prendere un oggetto tipo un pilastro, per cui va bene, questo è un pilastro, un doppio clic tasto destro del mouse mi cattura le definizioni di quell'oggetto pilastro e vado ad inserirlo qui all'interno. Vedete che succede una cosa interessante. Diciamo che il pilastro, essendo un oggetto strutturale, va a togliere materiale al Porton. Ok? Oltre a questo, io comunque posso toccare il mio oggetto e lavorare il pilastro, diciamo, con i grip, come abbiamo visto far prima con la parete. Ok, dopodiché, se io andassi ad analizzare un po' questa parete, per cui vado ad isolare questo oggetto, vedete che la parete appunto assume questo tipo di rappresentazione. Perché? Perché appunto vado a togliere. Magari mettiamo gli spigoli all'oggetto così si vede un po' meglio. Ok? Vado a togliere materiale a quello che è appunto in questo caso il porto, ma vedete che anche i singoli strati si comportano in maniera fisica, cioè nel senso che questi sono strati fisici, per cui anche il computo sarà sempre corretto. Diciamo che mi va bene così. Spengo la rappresentazione in modo da vedere tutto. Ok, un'altra cosa che possiamo diciamo così modificare sono gli spessori e le altezze di questi oggetti. Pur essendo una tipologia di parete che io ho preso da questo gruppo di oggetti,
posso comunque andare a modificarla, posso eventualmente, togliendo la modalità di navigazione, modificarla anche in finestra di animazione, per cui se voglio andare ad alzare di 20 cm lo strato esterno e anche lo strato di isolante, non dovrò far altro che definire l'altezza che voglio inserire. Vedete che già in anteprima lo vedete, quando confermo vado a tirar su i miei strati. Ovviamente pur lavorando sullo stesso tipo di parete che io, diciamo, ho classificato come parete M4, per cui io ho tutta una serie di attributi, anzi scusate M6, l'avevo chiamata questa, ho tutta una serie di attributi che sono automatici, diciamo, negli oggetti standard di Alplan. In realtà poi qui io posso andare ad agganciare più attributi, per cui posso andare a richiamarmi, diciamo, alcuni attributi che normalmente non sono standard. Se io vado nel gruppo IFC, vedete che ho tutta una serie di attributi, come ad esempio il valore U, il lambda, i coefficienti di umidità, il tipo di vetro, la temperatura. Tutte queste informazioni possono essere agganciate all'oggetto, come ad esempio l'IFC Object Tape, che, diciamo così, mi va a richiamare tutta una serie di attributi specifici che posso assegnare al mio oggetto. Voi fate conto che modellate con la modellazione solida qualcosa di particolare, quello per voi è un pilastro, diciamo così, lo potete andare a forzare. Che cosa succede? Succede che quando io andrò su altre piattaforme, questo attributo farà sì che quell'oggetto che io ho modellato con la modellazione solida sia riconosciuto come pilastro, come trave o come solaio. Diciamo che anche queste sono delle informazioni che, diciamo, una piattaforma di BIM Authoring deve avere per appunto segnare a tutti i diversi oggetti. Andiamo ad arricchire un attimino il nostro piccolo modellino. Diciamo che vado ad inserire anche un cordolo. Toccando semplicemente il sopra della parete, lui riconosce quelle che sono le quote della parete, cambio semplicemente lo spessore del cordoletto e lo vado ad inserire sopra, per cui vedete che automaticamente io non ho fatto nulla, lui ha riconosciuto l'altezza della parete. Okay? Per cui, diciamo, disegnare è abbastanza semplice, tutto sommato. Qui ovviamente io sono facilitato perché mi sono definito un po' quelli che sono gli oggetti che normalmente vado più ricorrentemente ad utilizzare, per cui, diciamo, hanno anche tutto l'aspetto grafico che io desidero. Dopodiché posso andare a prendere ad esempio un vano. Ecco, anche il vano è un oggetto che va a definirmi la stanza, ma non solo la stanza, nel senso che oltre alla funzione, magari non garage, ma diciamo una stanza generica, ha anche tutta una serie di informazioni per quanto concerne le finiture laterali del soffitto e del pavimento con tutti gli spessori. Ovviamente posso inserirne quanti ne voglio, vedete che ho molte righe a disposizione, per cui definisco di fatto quello che è il compito, ma anche la finitura grafica del mio oggetto. Per cui quando la vado a tracciare in questo modo, lui avrà questo tipo di comportamento. Vedete che anche qui in pianta io ho definito il mio vano con le superfici e quant'altro, e anche in finestra di animazione ho rivestito con l'intonaco e il battiscopa i miei muri. L'interessante c'è che se io vado a prendere ancora un pilastro, ok, e lo vado a posare sullo spigolo, per cui un po' all'interno e un po' all'esterno del vano, vedete che lui riconosce che c'è un oggetto, diciamo così, che va all'interno del nostro vano, per cui va ad applicare le finiture soltanto sullo spigolo che, diciamo così, penetra nella stanza. Se di fatto io vado a modificare spostandolo all'interno, vedete che si riveste totalmente dell'intonaco. E ovviamente si cambia anche la superficie e quant'altro, per cui se io dovessi andare a tracciare una divisoria all'interno della mia stanza, anche, diciamo, in questo modo, vedete che automaticamente le finiture si vanno ad inserire anche su questa parete, per cui voi avete sempre la possibilità di avere il disegno corretto anche se fate delle modifiche a posteriori.
Un'altra cosa che possiamo inserire, ad esempio, è un solaio. Mettiamo, qui ho una tipologia di solaio in lattero cemento, va bene, anche questo ha tutta una serie di caratteristiche. Vedete che io ho dato la rappresentazione, ho dato un materiale. In realtà diciamo, c'è qualcosa dietro, nel senso che il materiale è legato anche ad una voce di computo, per cui questi oggetti che voi vedete, per il momento diciamo, ci concentriamo sulla parte cosiddetta di log, ossia il level of geometry, ossia la geometria un po' dell'oggetto, ma in realtà poi ci sono anche tutte le informazioni che ovviamente un oggetto BIM deve avere. Lo traccio, vedete che va nella parte bassa delle pareti, non lo voglio sopra, per cui posso andare in qualsiasi momento a cambiare i riferimenti di questo solaio che sto tracciando, per cui lo metto di spessore 20 cm il grezzo, va bene, e lo inserisco qui. E quindi vedete che ho già vestito un po' il tutto. Qui vedete che ho fatto alla fine pochi oggetti, perché ho fatto una divisoria, due pareti, un pilastro, un solaio e qualche finitura. Se io vado a richiamarmi un report, poi li vedremo i report nel dettaglio, perché il plan è veramente ricco di questa reportistica che mi fa un computo metrico estremamente veloce e anche qualitativamente molto bello. Qui ho preso un report delle quantità, cioè una cosa un po' generica. Vedete che pur avendo inserito pochissime informazioni, pochissimi oggetti, ho tantissime voci alla fine, perché ho la cassaforma in elevazione, ad esempio, cosa che non avevo disegnato, ma io ho associato ad esempio al pilastro. Poi lo vedremo più nel dettaglio questo discorso. Però vedete che ho tutti i miei oggetti. Se tocco ad esempio il pilastro, vedete che lui mi scompone anche il mio, diciamo, la voce. Se io tocco il pilastro, vedete che me lo va a evidenziare in pianta. Immaginatevelo su un modello molto grande, non riesco a capire a cosa faccia riferimento quella riga di computo. Come plan basta semplicemente toccarlo e andate a evidenziare l'oggetto in questione, per cui diciamo è molto comodo anche dal punto di vista del controllo del nostro oggetto che stiamo facendo. Un'altra cosa molto interessante è la possibilità di fare delle sezioni diciamo non predefinite, cioè sull'intero modello, quindi una vista, ma di fatto può essere una vista, ma può essere anche una sezione limitata soltanto a una parte di modello. Vedete che la grafica mi aiuta molto, qui sto facendo un piano di sezione verticale, la faccio semplicemente in questo punto, guardo verso l'alto, per cui diciamo ho già ultimato la cosa. Se vado ad attivare questa sezione, vedete che ho già il particolare, pur avendo fatto veramente pochissime cose, magari mettiamo una prospettiva, ho il mio particolare, qui lo posso salvare, posso andare a definire diversi tipi di visualizzazione e via dicendo. Poi qui eventualmente potrei anche mettere le quote, diciamo che anche la parete di fatto è un oggetto e quindi posso associare automaticamente delle linee di misura che vengono a modificarsi a seconda della modifica dei miei oggetti che vado a quotare. Per cui vedete che diciamo è molto interessante. Poi, come vi dicevo, posso cambiare tipo di rappresentazione, magari mettiamo questa sketch, vedete che ho anche la rappresentazione grafica di quello che sono il cordolo, il solaio che mi ricorda un po' appunto il solaio lattro cemento, il rivestimento, il davanzale, l'isolante e quant'altro. Per cui diciamo questi sono tutti, ho sempre la possibilità di andare a renderizzare, poi magari faccio anche partire un rendering nella parte finale della presentazione, in modo da renderci conto che sempre nella piattaforma di BIM Authoring possiamo anche andare a realizzare dei rendering di alto profilo con il motore di CineRender, per cui il motore di Cinema 4D. Un'altra cosa interessantissima è la struttura opera. Vedete che qui io ho strutturato, se così vogliamo dire, il mio progetto. Questo è un building, è un edificio, per cui ho scomposto la mia opera, in questo caso per piani. In realtà vedremo poi che questa scomposizione è una scomposizione estremamente importante. Diciamo che i modelli BIM devono avere
una sorta di VBS geografica, cioè di scomposizione dell'opera. In questo caso, ripeto, la scomposizione viene definita con i piani, ma potrebbe essere un'opera infrastrutturale dove io ho, non so, il pilone di est, il pilone ovest o il manto di copertura, piuttosto che altri oggetti, ad esempio oggetti che fanno parte di un'infrastruttura. Allora, qui, come vi dicevo, ho questa struttura che è estremamente interessante. Cosa possiamo fare? Io posso semplicemente selezionare il mio oggetto, CTRL C a tastiera, cioè un copia, vado ad attivare un documento vuoto e vado a modificare e incollare nella posizione originale. Che cosa significa? Significa che lui praticamente va a incollarmi in quel documento. Ovviamente è come se io avessi una sorta di sezione virtuale per cui mi riconosce le altezze. Diciamo, in questa schermata che vedete ci sono delle quote. In realtà queste quote possono essere in qualsiasi momento variate. Anche questo è molto interessante perché? Perché è come se lavorassi su una sezione virtuale. Questa mi dà la possibilità, in effetti, di cambiare anche a posteriori le quote. Per cui se io faccio il mio edificio e a un certo punto il pianterreno, perché, diciamo così, dovranno venire delle attività commerciali, devo avere più altezza, cambio l'altezza e automaticamente il software andrà a rimodellare tutto il modello sovrastante. Per cui diciamo è sempre dinamica, vedete che in effetti io posso comunque andare a modificare le quote di questa sezione virtuale. Poi diciamo posso anche fare i mezzanini, posso fare tutto quello che voglio, però diciamo questa struttura mi aiuta molto nella composizione dell'opera e nella creazione del modello BIM. La copiamo ulteriormente sopra, per cui modifica nuovamente, incolla nella posizione originale e anche qui vedete che ho il mio oggetto copiato nella corretta quota. Ok? Per cui diciamo, qui è estremamente interessante la possibilità di utilizzare questa struttura in questo modo. Mi aiuta molto, diciamo, nella costruzione del modello. Detto questo, visto che abbiamo visto un po' i report e abbiamo parlato un po' di informazione ulteriore dei nostri oggetti, mi soffermerei ulteriormente su, diciamo, su questo esempio. Anzi, andiamo un po' a prendere qualche valore in più perché, diciamo, strutturiamo un qualcosa un po' più articolato e andiamo, diciamo, a vedere un po' la questione, il discorso del computo, il 4D e 5G, 4D, scusate, 5D, cioè tempi e costi. Allora, vado un attimino a cancellare questo oggetto e andiamo magari qui, vediamo se ho qualche oggetto, non ancora, mi prendo questo, ok, e vado a crearmi un po' di dati dal modello. Allora, qui io poi ho a disposizione una sorta di, anzi ho le librerie per cui posso andare a selezionare tutta una serie di oggetti che Alplan mi installa, diciamo, di default. Posso andare a generarmi anche una libreria personalizzata. La libreria può essere anche un intero progetto volendo. Io mi sono salvato parte di questo progetto che mi serve appunto per dimostrare un po' il computo metrico stimativo. Prendo un piano terra, grazie a quello che avete visto, cioè la struttura opera, le quote sono corrette, per cui il piano terra verrà piazzato sopra ai muri dell'interrato. Dopodiché mi vado ad alzare sul piano superiore, ok, attivando correttamente il documento e vado a piazzare un altro piano, ok? Dopodiché, ancora una volta, mi attivo l'ultimo piano, andiamo qui, e anche in questo caso vado ad attivarmi un ulteriore piano, perfetto. Per avere una situazione ancora un po' più complessa, qui già abbiamo parecchie cose, abbiamo le finiture, abbiamo diciamo, pareti multistrato, cordoli e un po' di tutto. Magari andiamo a variare quello che è anche, vediamo un po' la quota ad esempio di questa parete, non me la ricordo, semplicemente un clic tasto destro del mouse e vado a richiamare quelle che sono le quote della mia parete. La mia parete va da 8,20 a 10,90, perfetto. Passo nelle funzioni del plano e vado a definirmi magari un tetto in modo da modellare un pochettino il nostro ultimo piano, per cui faccio una cosa anche molto semplice da qui a qui, perfetto, e vado a inclinare questi due lati. Ok,
già fatto, vediamo come Alplan va così modellare immediatamente sotto alla mia rigola il tetto. Qui basterebbe andare a inserire il manto di copertura, travetti e quant'altro. Vedete però con quale semplicità riesco a modellare un tetto, per cui anche queste funzionalità sono molto potenti in Alplan. Allora, discorso computo, dicevamo. Allora, io ho il mio modello. Allora, qui ci sono da fare delle considerazioni, secondo me, importantissime. Se io vado a prendere un report, come quello che abbiamo visto prima, delle quantità, e vado a toccare banalmente un pilastro, l'abbiamo un po' intravisto prima, vedete che il pilastro in realtà ha tutta una serie di informazioni che, diciamo, magari non mi aspetterei. Mi aspetterei di vedere i metri cubi di calcestruzzo, diciamo. In realtà, come potete vedere, io qui ho classificato il mio pilastro, dove ho in effetti i metri cubi di calcestruzzo, però ho anche la cassaforma in elevazione e l'armatura, cioè l'acciaio. In questo caso, come potete vedere, c'è una formuletta che me lo calcola per incidenza. Perché? Perché i ferri ancora non ce li ho messi dentro, però, diciamo, se ci fossero andrebbe a calcolare il peso effettivo del ferro. Vedete che qui, ad esempio, la cassaforma di elevazione difficilmente andrei a generarla, a crearla. Lo potrei anche fare, ok, però diciamo è più semplice applicarla con questa regola. Perché succede questo? Perché Alplan ha alla base un database che si chiama BCM, o Design to Cost, stessa cosa, che vi permette di fornire una serie di regole agli oggetti che poi vengono memorizzati nell'assistente e quindi, diciamo, tutti questi oggetti che voi vedete hanno tutta una serie di caratteristiche, oltre che grafiche, anche di informazioni. Per cui, se vado anche banalmente su una parete multistrato come questa, vado ad attivare le proprietà, vado a diciamo così, a vedere come ho composto questa parete. Vedete che, pur essendo una parete multistrato, io posso calcolare il calcestruzzo, le barre in acciaio e la cassaforma in elevazione. Voglio mettere anche la tinteggiatura, senza disegnarla, non faccio altro che aggiungere tinteggiatura e ovviamente dovrò andare, eventualmente se voglio essere collegato ad un listino, dovrò andare a mettere il codice di quella voce, per cui diciamo mi verrà richiamata quella voce e quindi verranno associate le quantità che derivano dal plano alla voce e quindi avrò il computo. Adesso ve lo faccio vedere. Per cui vedete che posso arricchirmi, per cui io non devo fare altro che codificare il mio oggetto. La mia parete non dovrà più essere una parete che già io so che materiale dovrà avere quella parete, ma può essere semplicemente una parete 1, parete 2, parete 3, dopodiché vado a dare tutta una serie di informazioni che poi andranno a finire nel computo e nella gestione dell'opera. Per cui diciamo va bene così. Dopodiché avete visto che io normalmente utilizzo i report per andare a definire quelle che sono le quantità. Qui diciamo la cosa diciamo, viene mostrata direttamente dal disegno. In Alplan abbiamo a disposizione anche una struttura dei derivati che in sostanza è una struttura che mi permette di andare così a richiamare tutta una serie di informazioni che derivano dal modello. Che cosa significa? Diciamo che io posso andare a generare il file delle quantità, quelle che avete visto prima, diciamo in chiaro, in background. Ovviamente non è che sto facendo le magie, semplicemente io vado a definire, non tanto questo, scusate, ma questo, vado a definire che tipo di report voglio utilizzare, ok? In quale formato voglio salvare i miei dati e dove li voglio salvare, ok? In questo STR lista di computo. Per cui diciamo io mi vado a configurare i report, per cui decido se voglio vederli a video, se voglio semplicemente salvare il file, e poi non devo fare altro che andare a richiamarmi il report, per cui eseguo un extrai report. Questa operazione che lui fa in background, che cosa fa? Semplicemente diciamo, mi richiama quel report che avete visto prima e me lo salva sotto forma di file di quantità in quella cartella che ho definito. Questo perché? Perché voglio fare il computo di quel modello. Oltre a, diciamo, salvarmi i dati quantitativi, voglio però salvarmi anche il modello in formato IFC. Perché? Perché molti software di computo
grazie a questo processo BIM, fanno il computo e il computo viene derivato dal modello IFC, per cui c'è un visualizzatore e quindi andrò ad associare le varie voci ai singoli oggetti del mio modello IFC. Lo possiamo fare ovviamente anche con i software che diciamo sulla piattaforma di computo che poi andremo a vedere, però diciamo in maniera un po' diversa, secondo me un po' più sicura diciamo dal punto di vista del computo, che mi permette di avere comunque più controllo. Allora, io ho il mio modello, comunque lo esporto in formato IFC, ok? Diciamo che va bene, decido dove salvarlo, lo salvo sul desktop, lo chiamo modello IFC webinar e lo salviamo. Dopodiché decido che voglio portare fuori tutti gli elementi e va bene, e lo salvo. Ok? Per cui non ho fatto niente, ho salvato il mio oggetto. Va bene, ok. Se vado ad aprire questo modello IFC Webinar con un Solibri, ad esempio, questo è solo il visualizzatore di Solibri, ok, diciamo che vediamo che cosa mi dà il mio, cosa succede, come viene visualizzato il mio modello. Diciamo che lo apro. Ok, ed eccolo qui. Okay. Questo lo potete vedere in qualsiasi visualizzatore IFC, è il mio modello che ho esportato in formato IFC, per cui lo posso toccare, vedete che ho tutta la struttura del progetto di Alplan, per cui ho tutte le, diciamo, lo slab, cioè i solai, i wall, i muri e quant'altro, le finestre, per cui ho diciamo tutte le informazioni e gli attributi che nello specifico qua viene riconosciuto che è un IFC di Alplan, per cui diciamo vengono raggruppati in questa tabella. Andiamo a vedere cosa succede nella piattaforma di computo. Ok? Qui adesso io utilizzo STR, ma perché? Perché diciamo mi permette di fare alcune considerazioni un po' più avanzate. Allora, innanzitutto STR ha sviluppato con noi un'interfaccia di computo, per cui vado ad importare i dati direttamente dal plan e come primo step vado semplicemente ad importarmi dalle liste di computo, vediamo un po', era la 6, oggi è il 20, sì, è lei, è questo, lo apro. Allora, per il momento non mi importo il modello IFC, importo soltanto le quantità. Per cui vado ad importarmi le quantità e vediamo che cosa succede. Ovviamente io ero collegato ad un listino, per cui vedete che lui ha già fatto il computo. E molto importante, allora questa in Alplan era la struttura con cui io ho scomposto l'opera. Nella piattaforma di BIM Authoring, se vado a vedere l'albero e vado ad aggiornare, vedete che ho la stessa identica rappresentazione. Questo è molto importante perché capite anche voi che avete un controllo incredibile sui vari nodi diciamo della struttura, per cui se voglio sapere l'importo dell'edificio A opere fuori terra, lo vedete qua sotto, ce l'ho immediatamente a disposizione. Per cui diciamo è molto interessante questo tipo di informazioni che Alplan diciamo può esportare e in questo caso CTR può leggere, ma lo vedremo che quel tipo di informazioni della scomposizione dell'opera possono essere visualizzate normalmente in tutte le piattaforme di BIM Authoring e nelle piattaforme diciamo che supportano il processo BIM. Detto questo, se io vado anche a vedere una voce e vado sull'articolo o sulle misure, vedete che lui non soltanto mi porta fuori la quantità, ma mi porta fuori anche la formula che ha utilizzato per calcolare quella quantità. E ovviamente se io faccio una stampa, e anzi adesso andiamo a fare, queste informazioni compaiono, no? Noi siamo abituati a vederle, come viene computato un determinato oggetto. Andiamo qui, andiamo su una stampa, vediamo se ho una stampa già preconfezionata, ok, va bene questa.
anteprima. Vedete che in basso a sinistra sta generando il documento. Ok, diamogli tempo di generarlo. Ok, e vedete che anche qui la stessa identica struttura la ritrovate anche nella stampa, per cui diciamo fate presto anche a navigarla. Se poi vedete che qui poi io ho utilizzato le voci, le ho raggruppate anche in capitoli, per cui ho, ad esempio, andiamo a vedere i pavimenti o gli intonaci, vedete che lui vi dà, vediamo se riesco a ingrandirvelo un po', vedete VC, PT005 VC, per cui se io ho codificato il vano di Alplan riesco anche a vedere di cosa si tratta, per cui sono veramente molto preciso nell'andare a controllare ogni singola voce se voglio. I sottofondi, vedete che anche i sottofondi, per dire, non è un sottofondo generico, ma è il sottofondo del VC, del piano terra, del VC005, della camera e diciamo di tutte le stanze che compongono in questo caso il piano terra. Un'altra cosa estremamente interessante, queste voci sono non hanno soltanto la fornitura, ma hanno anche il tempo di posa, per cui sono voci analizzate che mi danno anche il tempo. Questo è molto importante perché diciamo ho il tempo con una squadra tipo, posso comunque modificare le voci, ma di fatto ho la possibilità di andare a definire immediatamente un cronoprogramma. Per cui vado a fare una programmazione lavori, ne genero una, in questo modo, avanti, qua lo chiamo 300 crono webinar, ok. Come definiamo, cioè come vogliamo scomporre il nostro diagramma di Gantt? Lo vogliamo scomporre, come abbiamo detto, con la VBS, cioè con la scomposizione dell'opera, che deriva dal plano in questo caso, e con il codice capitolo, perché avevo raggruppato per capitoli tutte le nostre voci. A questo punto concludo la creazione del documento, ok, eccolo qua, e vado a richiamarmi il Gantt. Lui che cosa fa? Partirà da una data, cioè da oggi, e mi metterà tutte le barre di lavorazione, delle singole lavorazioni, giustamente in base alle quantità e quindi in base al tempo. Banalmente possiamo andare a dire di fare ovviamente prima il piano interrato e poi il piano superiore. Qui ho le elevazioni, prima faccio le elevazioni, poi faccio i solai, poi faccio i tamponamenti, poi faccio le divisorie, poi faccio l'intonaco ad esempio, poi faccio, e vabbè, qui insomma faccio i sottofondi, faccio i pavimenti e costruisco insomma il mio Gantt. Poi ho i serramenti, va bene, prima facciamo ad esempio quelli esterni e poi quelli interni. Allora, vedete che mi genero il mio Gantt, in base appunto a queste barre rappresentano il ciclo di produzione, e se vado qui sotto, vedete che mi dà anche la tempistica, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ovviamente non è una cosa fissa, perché se fra il solaio e il tamponamento devo aspettare qualche giorno, io lo posso tranquillamente spostare. Ovviamente tutte le lavorazioni vanno, diciamo, ad aggiornarsi e vedete che mi si è allungato il tempo di produzione dell'opera, quindi vado da gennaio 2018 e avanti di questo tipo, di questo passo. Capite che diciamo, Alplan è quello che mi fornisce tutte le informazioni per avere questo tipo di gestione, però diciamo, è estremamente interessante. Non dimentichiamoci che io comunque sia ho importato anche, scusate, ho esportato dal Alplan il modello IFC. Che cosa possiamo fare? Facciamo ancora un esempio. Allora, andiamo sulle opzioni e andiamo nuovamente ad importarci che cosa? Facciamo finta di importare nuovamente le quantità, ma in questo caso andiamo ad importarci anche il modello che avevo salvato, che avevo chiamato modello IFC Webinar del 20, sia lui. Ok, qui diamo un codice 1, descrizione modello IFC Webinar, ok, e ok, basta così.
Quindi che cosa faccio con questa operazione? Con questa operazione vado ad importare le quantità che ho ricavato dal modello e automaticamente vado ad allineare le quantità e le voci al modello IFC. Vediamo che cosa significa aver eseguito questa operazione. Per cui le voci sono quelle, l'albero lo abbiamo visto, per cui posso andare a vedere, a navigare tutte le informazioni. Andiamo magari ad attivarmi il BeamViewer. Allora, vediamo un po', magari lo apro un pochettino fino a qua, me lo blocco. Ok, vado ad aggiornare l'elenco e vedete che ho il mio modello webinar. Ok, che è quello che abbiamo, codice 31, sì, è lui, vado a visualizzarlo e vedete che ho importato il modello, per cui diciamo anche quello che dicevo prima, cioè il fatto che molti software di computo lavorano con il modello IFC, lo può fare ovviamente anche STR, però diciamo, vedete, il modello che voi visualizzate sarebbe questo, per cui anche le pareti multistrato, le finiture, i battiscopa, tutte queste cose che magari diciamo sono difficilmente rintracciabili, se così volete, all'interno del modello IFC, immaginatevelo magari su una cosa molto più grande, bisogna fare molta attenzione a computare correttamente, perché altrimenti rischiamo di perderci qualche pezzo, di non fare le cose corrette. Così invece mi diventa solo quasi un controllo. Per cui se io vado a selezionare, che ne so, io il calcestruzzo, e vado a chiedere, dimmi a cosa corrisponde, vedete che in sostanza lui mi dice, guarda che quella voce di calcestruzzo sono questi che noi vediamo. Ok, per cui è un controllo che io lo posso tranquillamente fare sempre sulla base dei miei dati che ho importato e sulla base del modello IFC che ho importato. Per cui ho un controllo veramente incredibile su tutti gli oggetti che sto computando. Per cui niente, mi premeva appunto, cioè il solaio ad esempio, andiamo a vederlo, magari lo prendiamo in primo piano, che altrimenti va sotto, eccolo qui, e di che il solaio me lo fa vedere tutto, per cui diciamo so, vedete, il solaio è composto da diverse parti e le posso anche isolare, per cui ho veramente a disposizione tutta una serie di filtri che mi mostrano che cosa sto computando e a cosa corrisponde. Questo è veramente il 4D e 5D che ci si aspetta, diciamo, derivi da un processo BIM e da una piattaforma di BIM monitoring come Alpla. Ok, diciamo qui ho un po' spaziato, no? Perché il computo, diciamo, è molto importante fare, diciamo, far vedere anche il 4D e il 5D perché fa parte integrante del processo BIM. Qui poi possiamo andare per un attimo sul nostro modello principale, così facciamo ulteriori considerazioni. Allora, qui magari rimango per un attimo in pianta, questo è il, diciamo, tutto il modello intero, diciamo, quello che avete visto prima era una parte. Anche qui potete variare il tipo di scala, ad esempio per cui al 50 vedete qualcosa in più, avete già visto che vengono modificati i tipi di disegno, per cui se avete inserito anche il mattone, diciamo proprio la rappresentazione del mattone, la potete fare, possiamo passare magari ad un esecutivo un po' più generico, a scale un po' più dettagliate. Qui ho inserito un foglio, che è un foglio macro, che mi rappresenta un po' più nel dettaglio la vista in pianta, per cui diciamo così posso rappresentare il mio modello come meglio preferisco, oppure su una presentazione. Alplan diciamo che può lavorare anche per layer, per cui se ho l'arredamento basta attivarlo. Per cui diciamo, vedete questo tipo di rappresentazione anche molto, molto bella, molto, molto gradevole. Se vado ad attivare l'intero modello, magari mi richiamo la mia struttura, per cui vado a caricare, anche qui potete personalizzarvi i documenti, diciamo, in modo da aprirli velocemente, anche in questo caso il plan vi dà una mano. Vado, dicevo, ad aprire l'intero modello. Ok, e come vi dicevo prima, noi parliamo, quando parliamo di parete multistrato, di oggetti, diciamo anche la parete multistrato, i singoli strati sono strati fisici, per cui di fatto io posso scomporre il modello come
fosse quasi un plastico virtuale dove posso andare ad isolare ad esempio la struttura, per cui questa gliela potrei esportare e mandarla al mio collega, magari strutturista, che faccia l'analisi, piuttosto che attivare quelle che sono i tamponamenti, vedete? Quindi ho tutti i tamponamenti esterni e via così, cioè ricostruisco di fatto il mio modello virtuale, il mio plastico virtuale, per cui qui ho l'isolante, posso andare a vedere come, dove, diciamo, dove l'ho inserito, per cui qua ad esempio ho delle parti dove non mi interessava averlo, per cui non c'è, per cui sono sicuro che anche qui sto lavorando bene e poi arrivo ad avere la vista completa del mio modello. Questo per mostrare appunto che lavorando in un certo modo ho sotto controllo tutti gli oggetti. C'è un aspetto fondamentale che forse molto spesso viene tralasciato nel plan. Il navigatore oggetti. Il navigatore oggetti è uno strumento che potrei dire è il classico strumento che potrebbe servire a chi fa un po' il coordinamento. Ma diciamo, io sono da solo in studio, potrei farmelo anche da solo il coordinamento, nel senso che io ho assegnato, vedete, una serie di materiali ai singoli oggetti. Questo strumento cosa mi fa fare? Mi fa andare a fare un'analisi per materiale, per gruppo di oggetti, per tipologie, per layer, per documenti e quant'altro. È molto interessante ed è anche molto semplice da utilizzare. Guardate, io ho un elenco di materiali, spengo tutto, ok? Se vado ad aprire ad esempio il calcestruzzo, mi aspetto di vedere gli oggetti di calcestruzzo. In realtà vedete che cosa succede? Mi fa vedere queste due cose. Allora, questi sono dei pilastri un po' particolari, questo è un setto che è in calcestruzzo, ma è più che altro ha un aspetto così estetico, non tanto strutturale, mentre queste qua sono pareti, in effetti, che fanno parte della struttura del mio modello. Probabilmente qui c'è qualcosa che non mi torna, perché che sia semplicemente un banale calcestruzzo, questi due mi vanno bene. Queste sicuramente sono delle tipologie di pareti che devono associarsi ad un determinato, appunto, ad un determinato materiale. Se apro le M2, vedete che le M2 sono di fatto quelle che io avevo definito come CLS, per cui quella parete, a mio parere, andrebbe associata a questo materiale. Anche qui, io non so usare più di tanto il plan, però come mi aspetto di fare? Semplicemente vado ad aprire il calcestruzzo, vedete che ci sono le pareti, in effetti, lo apro ancora, ci sono due pareti che sono quella lì, la vedete in blu in anteprima, questa e questa, per cui se io vado a tenere premuto il control, le seleziono entrambe, e vado a trascinarle con un drag and drop sopra la M2. Ok, in questo caso ho già fatto, ho già corretto un errore che magari, se io andassi a operare tradizionalmente farei molta fatica, per cui se io adesso spengo tutto e vado sul calcestruzzo, vedo questi due oggetti che vanno bene perché sono una cosa generica. Se vado sulle pareti M2, vedete che ho già risolto il mio problema. Questo vi posso garantire che è estremamente interessante proprio per avere sotto controllo l'intero modello, ok? Per cui potete fare tutta una serie di analisi in maniera molto semplice, potete andare a spulciare se i materiali sono giusti e quindi correggerli proprio con un drag and drop direttamente da questa maschera. Vi dicevo prima i report, velocissimamente vi faccio vedere due report che secondo me sono anche un po' la forza del plan, perché riescono ad estrarre tutte le informazioni dal modello in maniera molto semplice. Mi carico un piano tipo, che questo potrebbe fare il caso mio. Ok. Vado a mettermi in pianta e vado magari ad attivare anche gli arredi. Dicevo, i report ne abbiamo tantissimi, ok? Ad esempio un report estremamente interessante è quello delle porte e di serramenti. Perché? Perché se io vado a selezionare una serie di serramenti, ad esempio le porte interne, vedete cosa mostra? Mostra in sostanza il tipo di porta a quale oggetto, a quale vano è attivato, ok? A quale vano è attivato
Un attimo per cortesia, che sto verificando se si sente l'audio. Potete eventualmente scrivermi se si sente l'audio nella sezione chat. Ok, perfetto. Scusate, volevo essere sicuro perché mi arrivavano delle segnalazioni. Per cui dicevo, possiamo andare a vedere appunto a quale vano corrisponde la porta e se è a sinistra o a destra. Vedete che è una sciocchezza se volete, però io non devo far nulla. Questo abaco compare automaticamente. Un'altra cosa, un altro report secondo me molto interessante è il report, ad esempio, che mi isola quelle che sono le unità immobiliari, per cui io qua, diciamo, seleziono semplicemente una parte di modello e vedete che lui con il grado di dettaglio che ho in quel momento mi fa vedere l'unità immobiliare. Anche questo in modo molto gradevole. Tutti questi report possono essere esportati in diversi formati, Word, PDF, ovviamente in Allplan e in Excel. Diciamo che io vado a salvarmi un PDF, ok? E lo vado a mettere sul desktop. Ok, ho salvato questo report, chiudo, e adesso facciamo una cosa ulteriore. Vado ad esportarmi anche una cosa estremamente interessante che è un PDF 3D, per cui vado a selezionarmi soltanto una parte di modello, così, ok, tasto destro del mouse, menu contestuale molto semplice nel suo utilizzo perché mi mostra tutta una serie di funzionalità che posso fare, esporta PDF 3D, vado ad associarlo al mio gruppo Vani. Diciamo che va bene, lo faccio ad aprire e lo aggiungo a quel documento. Ok, questo che cosa fa? Non fa altro che integrare con una pagina nuova anche il modello tridimensionale. Vedete, questo è Acrobat, per cui diciamo è assolutamente quello che tutti voi conoscete e utilizzate sul vostro PC. Prima pagina, seconda pagina, terza pagina. Sembra un'immagine statica, in realtà se clicco mi viene attivata una modalità di navigazione per cui oltre alle piante avete anche a disposizione diciamo così, la parte di modello tridimensionale che eventualmente potete andare a navigare in ogni sua parte, per cui se vado ad abilitare, vedete, le sezioni, le potete andare a sezionare in questo modo oppure in quest'altro modo. Per cui potete navigarlo e questo lo può vedere chiunque. Per cui il committente non ha il plan, però può vedere le piante, può vedere il modello, lo può navigare semplicemente con Acrobat Reader, diciamo la configurazione gratuita che tutti noi abbiamo sul PC. Poi ci sono, ripeto, tantissimi report, come ad esempio la superficie di base, anche qui per la verifica delle superfici di base, molto spesso il comune ci chiede di eseguire la dimostrazione di come abbiamo calcolato le superfici. Vedete che Allplan mi dà questo tipo di grafica molto pulita, la scomposizione quando ci sono diciamo, delle stanze che non sono propriamente regolari, mi vengono fatte le scomposizioni in maniera molto corretta, cioè cercando di fare sempre delle figure geometriche molto chiare. Per cui diciamo anche qui abbiamo a disposizione veramente molte informazioni che possiamo estrapolare da questo modello, per cui il modello non è soltanto il fatto di fare un modello tridimensionale, ma è il fatto di generare appunto un modello ricco di informazioni, sezioni, prospetti e quant'altro. Naturalmente abbiamo un layout di stampa che mi permette di così generare delle tavole anche molto gradevoli. Tutti i comportamenti di visualizzazione che abbiamo visto prima li potete ritrovare anche nel layout, per cui non voglio, diciamo, cambiare il tipo di rappresentazione. Questa è una parte di modello, la cambio, per cui tocco semplicemente l'oggetto e vado a dirgli che tipo di rappresentazione voglio generare, per cui non esecutivo ma presentazione, per cui cambio il tipo di rappresentazione in questo modo. La stessa cosa vale anche per le sezioni, per cui tocco la sezione, non è tutto nero ma la voglio a livello esecutivo, per cui voglio vedere anche le stratigrafie dei muri, le finiture del massetto, il pavimento, il solaio in lattero e quant'altro. Come fare a sviluppare le sezioni prospetti? Anche qui al plan, diciamo, vediamo un po', magari vediamo un prospetto
mi permette di richiamare queste che poi sono informazioni, queste, diciamo, questi disegni. Andiamo a vedere magari uno non ultimato. Ok, qui ho un prospetto molto semplice con le ombre a 45 gradi. Anche qui posso lavorare semplicemente sui derivati, per cui qui vado semplicemente a dire cosa voglio. Voglio generare il prospetto sud. Come lo voglio generare? In questo caso lo voglio generare in maniera molto semplice, ok? Per cui vado a richiamarmi il derivato. Lo mettiamo su, vedete che ho il mio derivato. Questo di fatto è una vista del modello, per cui se io eseguo un doppio clic mi ricompaiono quelle che sono le impostazioni. Voglio diciamo le ombre, non faccio altro che attivarle e applicare e avviene il calcolo delle ombre. Voglio anche i materiali, per cui diciamo le texture, non faccio altro che attivarle e inserirle, per cui diventa estremamente semplice modificare anche la visualizzazione dei derivati del mio oggetto. Stessa cosa la posso fare qui, magari andiamo sul prospetto est in questo caso, per cui vedete che io lavoro in maniera molto semplice, diciamo che va bene tutto, e vado ad attivare la visualizzazione del modello, del prospetto est, e ho il prospetto est. Siccome questa è una vista, cioè di fatto il modello, se io lo seleziono, è come se selezionassi di fatto il modello. Ctrl-C a tastiera, vado su un prospetto che sarà il prospetto ovest, modifica, incolla nella posizione originale, ok, e a questo punto, questo dicevamo è il prospetto ovest, lo cambio da qui e magari ci metto anche qualche informazione grafica in più. Così, e quindi automaticamente lui si trasforma in prospetto ovest dal prospetto est. Ovviamente se io ho linkato già questi documenti nel layout di stampa, il tutto viene ad aggiornarsi, per cui mi viene mostrato la tavola con tutti i documenti già inseriti. Ok, per cui diciamo è veramente questo flusso di lavoro mi diventa estremamente semplice. Chiudo semplicemente in maniera molto veloce lanciando un rendering. Vi dicevo che Alplan ingloba il motore di Cinema 4D. Magari vediamo, prendiamone anche uno bello grande, tipo questo modello, per cui diciamo, lo potete vedere, è abbastanza grande. Vediamo un po'. Questo non mi serve, per cui lo posso anche togliere. Questo è il mio modellone. E quindi direi di chiudere la nostra breve così presentazione lanciando questo rendering. Comunque io rimango collegato ed eventualmente se avete domande cercherò di rispondere via chat alle vostre domande. Per cui per lanciare il rendering richiamo il CineRender. Per esterni, vedete che anche qui diciamo è molto immediato, cioè io magari non sono molto esperto di rendering, però magari il modello ce l'ho, per cui un rendering lo voglio e lo posso anche fare. Anche qui poi posso andare comunque nelle impostazioni avanzate, per cui posso comunque definirmi tutti i miei parametri, però ci sono dei presettaggi, per dire per interni, per esterni, il tipo di qualità bassa, media, alta, che mi aiutano molto, diciamo, per cui sono sicuro che bene o male un risultato buono riesco sempre ad ottenerlo. Per cui lancio il mio rendering, voi lo vedrete sul vostro schermo, e niente, io rimango in attesa di eventuali vostre domande. Grazie.